Ho deciso di presentare un lavoro di qualche anno fa, il titolo è Bisiac ed è un video del 2007 commissionato dalla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone ed è il primo capitolo di una serie, di un ciclo di lavori che sto realizzando in diverse aree d'Italia, proprio in diverse regioni in cui sono molto presenti le tradizioni popolari. Quello che mi interessa investigare con questa serie di lavori è proprio il rapporto delle nuove generazioni con il folklore, con il dialetto, con tradizioni che rischiano di essere dimenticate anche nel nostro paese. Bisiac è una proiezione video. E racconta la storia di due gemelli, un bambino e una bambina di 5 anni, che vivono a Turriaco, una frazione, un paese vicino a Monfalcone, a ridosso del fiume Isonzo, che per la storia del nostro paese ha un significato piuttosto denso. Questi bambini giocano sul greto del fiume, lanciano i sassi nell'acqua e cantano delle filastrocche nel loro dialetto veneto antico, il Bisiac, che parlano appunto solo in quella zona. In qualche modo quello che mi interessava rappresentare è proprio la malinconia legata alla progressiva perdita delle tradizioni popolari nel nostro paese. Qui a Salerno sto pensando di realizzare una nuova opera di questa serie proprio nel quartiere Le Fornelle, dove è installato il lavoro. Quello che mi interessa è creare una sorta di relazione tra aree anche distanti a livello geografico che in qualche modo creano un dialogo grazie al mio intervento.